La cerimonia sta per iniziare. Autorità, colleghe e colleghi, studentesse e studenti, signore e signori. Oggi Sapienza Università di Roma conferisce la laurea magistrale ad onore in Cyber Security al professor Silvio Micali. Questa è un'onorificenza di prestigio che viene attribuita a personalità eccezionali che hanno fornito contributi significativi nella loro disciplina. Sono particolarmente contenta che questo riconoscimento vada a un nostro laureato che si è affermato nel mondo scientifico internazionale per l'importante contributo alla cyber security che ha posto le basi matematiche e concettuali consentendo la trasformazione della crittografia in una scienza attraverso il paradigma della sicurezza dimostrabile. Un riconoscimento che è anche la testimonianza dell'eccellente formazione ricevuta nel nostro Ateneo. Sin da piccolo Silvio Micali si è dimostrato particolarmente dotato per la matematica e la logica e dopo aver frequentato il liceo classico statale Giulio Cesare a Roma e aver ottenuto nel 1973 la maturità classica, nel 1978 si è laureato cum laude in matematica qui nella nostra Sapienza, dove è stato uno dei più brillanti allievi di Corrado Bomma. Ha poi proseguito i suoi studi all'estero, conseguendo nel 1983 il dottorato di ricerca in informatica presso l'Università della California Berkeley. Oggi opera al laboratorio di ricerca per l'informatica e l'intelligenza artificiale del Massachusetts Institute of Technology di Cambridge, dove dal 1983 ha iniziato a insegnare informatica presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Informatica. Nel 2017 ha fondato Algorand, un progetto basato sulla tecnologia blockchain per garantire transazioni scalabili, sicure e decentralizzate attraverso un meccanismo di consenso più rapido, efficiente e meno costoso rispetto a quelli già esistenti. Il professor Micali è veramente un pioniere nel campo della sicurezza informatica. La sua esperienza nel campo della crittografia, delle teorie di sicurezza e della sicurezza dei dati è riconosciuta a livello mondiale e la sua carriera accademica e professionale l'ho sempre visto in prima linea nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie di sicurezza avanzate come la crittografia a chiave pubblica e la crittografia multiparti. Voglio anche ricordare che il nostro alunno ha ricevuto veramente numerosissimi riconoscimenti internazionali per i suoi contributi alla sicurezza informatica, tra cui il premio Gödel e il premio Turing, unico italiano, l'equivalente appunto del premio Nobel per la scienza informatica. Pubblicato oltre 150 articoli scientifici su riviste specializzate, ha tenuto in numerosissime conferenze internazionali in cui ha sempre dimostrato la sua straordinaria competenza e la sua passione per la sicurezza informatica. La leadership accademica del professore e la sua vasta esperienza professionale lo hanno portato a diventare un mentore per ricercatori, studenti e per gli esperti del settore. Ha contribuito a formare molti dei principali esperti di sicurezza informatica in tutto il mondo, dando un contributo molto significativo alla crescita della disciplina. Il professor Silvio Micali è un sostenitore attivo della sicurezza informatica a livello globale, ha infatti dedicato
tempo e energie per educare e per sensibilizzare il pubblico sulle minacce alla sicurezza informatica e sui modi per proteggere i dati sensibili. E poi in ultimo voglio sottolineare l'orgoglio per le sue origini, che non manca mai di venire alla scoperta. In una recente intervista ha dichiarato, leggo testualmente: la mia italianità si esprime nel modo in cui faccio ricerca, nel cercare riferimenti non solo tecnici, ma anche artistici e storici. A volte, quando un campo di ricerca è indefinito, è solo il senso estetico a guidarci alla soluzione. E allora oggi, con viva soddisfazione, conferiamo a Silvio Micali la laurea magistrale ad honorem in cyber security, perché il suo contributo alla sicurezza informatica è stato veramente eccezionale e la sua passione per la disciplina la possiamo definire veramente contagiosa. Quindi siamo onorati di conferirgli questo titolo e riconoscere il suo impegno e i risultati della sua attività scientifica in linea con la tradizione di eccellenza della nostra università. Congratulazioni, professor Micali. Magnifica rettrice, illustri colleghe e colleghi, care studentesse, cari studenti, signore e signori, sono molto contento di poter essere presente oggi in rappresentanza della mia facoltà, la Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica, a questa cerimonia di consegna della laurea magistrale ad onore in Cyber Security a Silvio Micali. Il lavoro di Silvio Micali è un esempio evidente di come le attività di ricerca più avanzate e teoriche possono avere anche un importante impatto nella società. Il suo impegno nel fornire basi formali salde a molti aspetti della crittografia e della sicurezza informatica ha permesso lo sviluppo di applicazioni che hanno reso molto più affidabile e vasto il campo della sicurezza. Il professor Micali ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali per i suoi contributi, tra cui il prestigioso premio Turing. Ha anche pubblicato moltissimi articoli scientifici su riviste e conferenze specializzate, dimostrando la sua competenza e la sua passione. La sua leadership accademica, la sua vasta esperienza professionale l'hanno portato a diventare un mentore per molti giovani ricercatori, studenti e esperti. Ha contribuito così a formare molti degli esperti di sicurezza informatica, dando un contributo significativo alla crescita della disciplina. Oggi il professor Micali ci onora con la sua presenza in questa cerimonia, citando la laurea magistrale ad honorem in cyber security. Ritengo che il suo contributo alla sicurezza informatica è stato sicuramente eccezionale e la sua passione fondamentale e contagiosa. Siamo quindi onorati di conferirgli questo titolo e riconoscere il suo impegno a favore di questo campo di ricerca. Grazie ancora e congratulazioni. Magnifica rettrice, illustri preside, direttori e colleghi, dottorandi, studenti, amici, autorità, signore e signori. È con grande piacere ed onore che mi trovo oggi ad illustrare la figura del professor Silvio Micali, con l'intento di testimoniare l'importanza che l'opera di Silvio ha avuto e continua ad avere per la ricerca scientifica in generale e per l'informatica e la cyber security in particolare. Se c'è una caratteristica di Silvio che lo contraddistingue come ricercatore e come persona, questa è sicuramente l'ossessione. Mentre l'ossessione può essere un problema per molti di noi, per Silvio si tratta di un vero e proprio modus operandi. La tendenza di Silvio a diventare ossessionato con un problema si evidenzia già a partire dalla sua infanzia in Sicilia. Il primo grande problema teorico che Silvio ha affrontato è stato quello di stabilire se il mondo in cui viviamo esiste davvero o se invece è solo un costrutto della nostra mente. E questa domanda l'ha ossessionato a tal punto da distoglierlo dalle principali attività quotidiane, a dimostrazione del fatto che la ricerca della verità è qualcosa che ha intrigato Silvio per tutta la vita.
Ma questo è solo l'inizio di una carriera spesa a formulare e a provare a risolvere alcune delle domande più profonde mai poste in crittografia ed in informatica teorica. È stato ricordato che Silvio è un nostro ex allievo, un giovane che ha studiato e si è laureato alla Sapienza, alla quale è stato ammesso dopo aver frequentato, come molti di noi, uno dei tanti licei statali della capitale. La formazione di Silvio dunque è quella tipica di un giovane italiano che si rivolge e ha fiducia nelle istituzioni scolastiche pubbliche, consapevole di quanto esse garantiscano non solo l'eccellenza dell'insegnamento, ma anche la libertà e la pluralità degli orientamenti dei docenti e dei discenti, sole fonti di uno spirito critico del mondo e del sapere che tutti noi cerchiamo di inculcare nei nostri studenti. Sin da bambino Silvio è stato molto incuriosito dalla matematica e dalla fisica, ed è proprio da quest'ultima che incomincia il suo cammino universitario alla Sapienza nell'anno 1970. Perché la fisica e non la matematica? Era motivato dal fatto che esiste un premio Nobel per la fisica ma non per la matematica. È un ragionamento ironico per un uomo che poi intraprenderà la strada dell'informatica, per cui nemmeno esiste il premio Nobel, ma campo nel quale poi riceverà innumerevoli premi altrettanto prestigiosi, primo tra questi il premio Turing, che da molti è anche riconosciuto come il premio Nobel per l'informatica. Dopo un breve periodo, Silvio cambia il suo percorso di studi verso la matematica, abbandonando il sogno di vincere il Nobel per la fisica. E di questi anni Silvio ricorda spesso il suo insegnante di calcolo, il professor Luciano De Vito, che fu una grande influenza per il suo amore verso la matematica, nonché il primo a cercare di spingerlo verso l'informatica, parlandogli del lavoro di Alan Turing. Poi, al termine del primo anno, Silvio segue un corso di logica e lambda calcolo con il professor Corrado Böhm, uno dei padri dell'informatica in Italia. E queste lezioni spingono Silvio in maniera definitiva verso l'informatica. E proprio con il professor Böhm, Silvio svolgerà la sua tesi di laurea alla Sapienza. Quando è il momento di intraprendere la strada del dottorato di ricerca, Silvio decide di andare all'estero e viene ammesso all'Università di Berkeley in California, e d'altronde alla fine degli anni 70 non esisteva ancora il dottorato in informatica in Italia. Uno dei primi corsi di Berkeley è quello sulla teoria computazionale dei numeri, del professor Manuel Blum. Questo segna il primo incontro di Silvio con la crittografia, un campo allora emergente nel quale ancora praticamente tutto era da scoprire. Silvio era motivato a teorizzare la materia a partire dalle fondamenta, e muove i primi passi in questa direzione proprio con la sua tesi di dottorato, supervisata dal professor Blum, dove studia i generatori di numeri pseudocasuali crittograficamente robusti. Le lezioni del professor Blum ispirano Silvio ad affrontare problemi affascinanti che l'avrebbero tenuto occupato negli anni a venire. Uno di questi è senz'altro il lancio di moneta al telefono. Com'è possibile lanciare una moneta a distanza senza che i partecipanti possano imbrogliare? Qui inizia anche la collaborazione con l'amica e collega Shafi Goldwasser. Insieme i due risolvono il problema del lancio di moneta al telefono e poi passano a risolverne molti altri, quali la cifratura probabilistica, le prove a conoscenza nulla e il poker mentale. Dopo aver completato il dottorato nel 1982, Silvio si sposta in Canada per un postdoc all'Università di Toronto, arriva al MIT di Boston nell'83 e si unisce al crescente laboratorio di informatica e di intelligenza artificiale di cui fa parte tuttora. Nella sua carriera Silvio ha ricevuto molti prestigiosi premi per la sua ricerca nel campo della crittografia. Nel 1993 riceve il premio Gödel per il suo lavoro sui sistemi di prova interattivi. Nel 2003 diventa membro della sezione informatica dell'Accademia Americana dell'Arte e della Scienza. Sempre nel 2003 riceve anche il premio in matematica della conferenza RSA. Nel 2015 il suo lavoro del 2004 sulla Physically Observable Cryptography, insieme al suo studente Leo Reizin, riceve il Test of Time Award alla conferenza IACR sulla teoria della crittografia, per la sua influenza in diverse aree della crittografia ed oltre. A questa lunga fila si aggiunge ovviamente il premio Turing nel 2012, che riceve insieme a Shafi, in riconoscimento del suo lavoro che ha gettato le fondamenta della crittografia come scienza. E non è finita qui. Nel 2017, dopo una parentesi spesa a lavorare sulla teoria dei giochi, Silvio torna ad affacciarsi al mondo della crittografia, intrigato dalle nuove idee di Satoshi Nakamoto sul problema del consenso e delle loro applicazioni alla criptomoneta Bitcoin. E Silvio conosce molto bene questo problema e decide che è il tempo di gettare le fondamenta anche in questo ambito. Nasce così Algorand, la prima criptomoneta basata sul consenso di tipo proof of stake. Credo fermamente che tutte queste testimonianze dimostrino in maniera inconfutabile come il lavoro di Silvio abbia segnato la storia dell'informatica. L'impatto della sua ricerca sullo sviluppo delle primitive crittografiche e sulla teoria della complessità ha il sapore della rivoluzione scientifica, nel senso di Thomas Kuhn. Infatti, chiunque lavori in queste aree vive in un mondo creato attorno al lavoro di Silvio. Per questo noi informatici siamo tutti in debito con Silvio
E questo vale sicuramente per me, come crittografo, che ho avuto il piacere di interagire con lui in passato e al cui lavoro mi sono sempre ispirato. Magnifica rettrice, il Collegio dei Docenti del Corso di Laurea Magistrale in Cyber Security, insieme alla Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica, vogliono raccogliere oggi tanti stimoli che ci offre l'opera di Silvio Micali e sono lieti di accoglierlo tra i suoi laureati magistrali. Pregherei adesso il candidato di accomodarsi al leggio e la Lectio Magistralis. Magnifica rettrice, cari colleghi, carissimi studenti e amici, signore e signori. È un grandissimo piacere ed un onore per me essere qui con voi e ricevere questa seconda laurea dalla mia alma mater. Desidero ringraziare la Commissione per la fiducia accordatami, il presidente Scherf e i professori Venturi, Marchetti Spaccamela e May e coloro che li hanno aiutati nella loro scelta. Grazie Sapienza, desidero ringraziare l'università tutta per l'educazione ricevuta, di cui vado orgoglioso e in particolare desidero ringraziare quei docenti che hanno avuto su di me un'influenza particolare. Bruno De Finetti, Luciano De Vito, Gaetano Fichera, Toni Machi, Umberto Mosco, Giuseppe Jacopini, Patrizia Mentrasti e Corrado Bem. Grazie matematica per l'aspirazione che mi hai dato e nonché per il linguaggio e le tecniche che mi hanno aiutato ad esprimere. Grazie informatica per aver rivoluzionato il mondo in cui viviamo e ancor più il modo in cui pensiamo il mondo e noi stessi. E grazie speciali alla Facoltà di Informatica della Sapienza e in particolare ai professori Panconesi, May, Baldoni, De Marsico e Cenciarelli, i vostri studenti qui presenti, Adriano Di Luzio, Giuseppe Re, Matteo Almanza, Manuele Tamburrano, Stefano De Angelis e Manuel Mauro sono ingegneri da sogno. Mi hanno permesso di fondare a Roma, a Piazza Montecitorio, una società ad alta tecnologia che mi sarebbe stato difficile costruire anche a Silicon Valley. Grazie per aver istituito il nuovo corso di laurea in Cyber Security. È stato un momento di grande visione, il Paese ne trarrà grande beneficio e ve ne sarà grato. Io sono qui per parlarvi di una parte importante della cyber security, la crittografia, un campo che ha goduto di uno sviluppo impressionante. La crittografia parte per proteggere i messaggi. Io voglio mandare un messaggio a voi, magari su Pony Express. Il messaggero può essere intercettato, il messaggio può cadere in mano nemiche. È bene che solo il destinatario riesca a capire il messaggio. Crittografia, cioè scrittura etimologicamente segreta, e parte da qui. Ma non si ferma qui. Dopo alcuni anni comincia a occuparsi di firme digitali. Qui il problema è diverso. Non c'è un problema di privacy del messaggio, anzi, c'è un problema di autenticazione, di essere sicuri che il messaggio viene veramente da me o viene veramente da voi. Poi comincia a parlarsi di pseudocasualità, quindi vogliamo costruire un computer, che sostanzialmente vogliamo sfruttare il computer, un procedimento estremamente deterministico per fare scelte veramente casuali. C'è il problema del determinismo e del non determinismo ha occupato filosofi
per centinaia di anni. La crittografia dà un risultato nuovo. Ex nihilo nihil, ma se noi abbiamo 300 bit veramente casuali, possiamo espanderli a piacimento in modo tale che siano indistinguibili da vere scelte casuali. Quindi, se l'universo è deterministico o probabilistico, poco importa se noi abbiamo almeno una concentrazione iniziale di bit casuali. La crittografia poi passa a prove interattive. Qui il problema è diverso. Voi volete convincermi di una verità, io sono scettico e dialogando, come appunto accade in un'aula universitaria, si riesce a dimostrare di più e più velocemente. Ma la crittografia custodisce che nessuno possa venire imbrogliato. Le prove a conoscenza nulla, dove riesco a dimostrare un teorema che è vero senza farvi capire assolutamente il perché. Ma il vantaggio di tutto ciò qual è? Per esempio i regolatori finanziari vorrebbero che alcune industrie finanziarie non si esponessero troppo ad un certo asset. E come facciamo a dimostrarlo ai nostri regolatori? Ecco, vedete come investo io il mio denaro, vedete che non sono sovraesposto. Però rendiamoci conto che in questo momento diamo via la nostra ricetta segreta, il nostro bilanciamento tra i vari investimenti, mentre invece il regolatore vuole solo sapere se sei sovraesposto, sì o no. Allora le prove a conoscenza nulla riescono a dimostrare che non sono sovraesposto senza dover dimostrare in che modo sto investendo il denaro. I protocolli sicuri, dove noi vogliamo collaborare per raggiungere, per esempio, un'elezione con la massima privacy, quindi nessuno sa chi è votato per chi, e con la massima correttezza, quindi sappiamo che il risultato è giusto. E soprattutto l'accordo bizantino, che non vi sto a sunteggiare adesso perché sarà l'argomento su cui mi soffermerò di più. Quindi se veniamo a questo progresso della crittografia che sta fagocitando un po' tutto, in realtà alla fine la crittografia si configura come la scienza che ci permette l'interazione sicura in presenza di avversari. E qui non occorre essere crittografi e non occorre essere cospiratorialist per capire che gli avversari dappertutto stanno, perché praticamente la cosa è vera. E soprattutto questa scienza, secondo me, sempre di più verrà alla luce come quella che ci permette di strutturare in maniera robusta sistemi complessi. Perché? In verità vi dico, se un sistema è sufficientemente complesso e dura sufficientemente a lungo, si comporterà come se tra di loro ci sono degli avversari che faranno di tutto per rompere la coerenza del sistema. Se noi volessimo andare come umani tra qualche centinaio di anni o tra pochi anni in un'astronave ibernandoci per uscire in qualche altra galassia dall'altra parte, è bene che usiamo la crittografia per assicurarci del buon funzionamento di tutto, perché sennò non ci svegliamo dalla parte dove vogliamo andare. Occorre pensare che anche le chips, i circuiti integrati, alla fine si comportano non con errori casuali, ma dategli tempo e sarà come se fossero davvero degli avversari estremamente malevoli. Ed è in questo caso, che in questo contesto, che si innesta l'accordo bizantino. Ma prima di parlarvene, desideravo spiegarvi il contesto in cui vive l'accordo bizantino. Il contesto è quello dei sistemi distribuiti. Sono l'ultimo grido, ne abbiamo sentito parlare tutti. Ma perché sono utili? E perché oggi, più che in passato? Ci sono una serie di motivi. Una è l'assenza di un'autorità centrale. Ma come? Noi le autorità centrali ce l'abbiamo. È vero, ma le autorità centrali di solito vigono in un sistema
nazionale e in un sistema giuridico nazionale contenuto. In un mondo che sta diventando sempre più globale, l'autorità delle nostre autorità viene messa in discussione, l'autorità di quelle altrui viene messa in discussione da noi. Quindi un sistema distribuito ci permette in una maniera più ordinata di metterci praticamente di cooperare. Uno che la vulnerabilità della centralizzazione. È facile accentrare tutto il potere in due sole mani, ma se queste mani o questo potere venisse hackerato, se la famiglia dell'autorità centrale venisse presa in ostaggio, allora rischieremmo tutto. E forse dopo migliaia di anni per costruire questa civiltà non vorremmo perderla, nel caso magari anche raro, di corruzione di un'autorità centrale. E poi c'è un motivo di maturità tecnologica. In realtà la decentralizzazione richiede tecnologia. Quando tecnologia non ce n'era, forse l'unico modo di governo era quello di avere un re e si faceva quello o una regina, quello che lui o lei decidevano. Anche la democrazia rappresentativa, che è in un certo senso rappresenta una decentralizzazione, richiedeva tecnologia. Una democrazia rappresentativa in un villaggio è facile, ma anche nell'antica Roma, quando si votava una volta all'anno e tutti i cittadini delle province, dei paesi vicini, delle province e la parte anche più lontana dell'Italia dovevano convenire a loro, cosa occorrevano? Strade agevoli, strade sicure, per poter arrivare in due giorni invece che in un mese, perché altrimenti chi ci andava a votare, facci tu, io rimango a casa. E quindi a questo punto noi abbiamo bisogno di ancora maggiore tecnologia, però a questo punto la tecnologia finalmente l'abbiamo ed è per questo che i sistemi distribuiti si pongono come una valida alternativa a quelli tradizionali decentralizzati. I sistemi distribuiti sono di grande attualità. Chi non ha sentito parlare di blockchain, di DLT? Per esempio, la Banca d'Italia ne parla nella sua ormai famosa pubblicazione numero 26, pensate, dello scorso giugno, meno di un anno fa. Questo è stato il colpo di fucile che ha echeggiato per il mondo, l'espressione che si riferisce alla rivolta di Lexington contro le truppe britanniche e che ha portato una nuova leadership, un nuovo modo democrazia negli Stati Uniti. E in questo caso il testo della Banca d'Italia cosa propone? Propone un esperimento coraggioso di emissione, tokenizzazione e compravendita dei buoni del tesoro su blockchain. È veramente una grossa visione della Banca d'Italia. E non solo, ma il 17 marzo scorso c'è il decreto legge numero 25, disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale. Questo decreto è stato approvato giovedì scorso, 4 giorni fa. Più attuale di così mi pare che non si possa essere. E allora che cosa ne deduco da questa progressione di impegno? Che l'Italia è all'avanguardia. Le nostre istituzioni si stanno impegnando ed è il nostro dovere supportarle, queste istituzioni, tecnologicamente, per la loro visione e il loro coraggio. Assicuriamole che la tecnologia è con voi, che questa università, questi studenti, questo corpo docente è con voi. Il momento è questo, diamo loro coraggio e cogliamo questo momento. Attenzione, quando si parla di accordo bisogna vedere che l'accordo è banale ottenerlo se ipotizziamo canali di comunicazione utopici. Per esempio il broadcast ideale. Cosa vuol dire? Che tutti possono parlare, non solo quello, ma tutti sono certi di ciò che è stato detto, sono certi di chi lo ha detto e sono certi
che il messaggio che ho sentito io l'hanno davvero sentito tutti. Okay? Accordarsi con un simile canale è una banalità. Wall Street. Sappiamo tutti Wall Street cos'è, è il complesso finanziario negli Stati Uniti d'America, però in realtà Wall Street era un luogo particolare, era il muro di recinzione, della vecchio muro di recinzione di protezione della città di New York, lungo il quale ci stava un albero sotto il quale si riunivano i finanzieri dell'epoca e dichiaravano l'uno all'altro che vendevano, quindi con un panale broadcast, io sto vendendo questo pezzo di terreno a te, lei sta vendendo questo strumento finanziario a lui, questa fabbrica sta passando di mano, e tutti prendevano nota il registro. Quindi il broadcast ideale, con la presenza fisica di poche persone, è ancora fattibile. Ed era così che si faceva, perché occorre questa broadcast ideale per la finanza, per funzionare. Immaginate se i finanzieri dell'epoca stessero a casa loro e i maggiordomi andavano a dire: Tizio ha venduto questo a Caio. Come facciamo, senza sapere esattamente che è una conoscenza comune, a prendere le nostre decisioni? Va bene, il riunirsi intorno al tavolo può servire se siamo in pochi e soprattutto se siamo molto, molto localizzati. Ma dico, non possiamo pensare che questo broadcast ideale esiste già. Facebook, per esempio. A Facebook io posso schiacciare un bottone e milioni di persone sentono quello che ho detto. Ma un momento, quando voi ricevete un messaggio via Facebook, avete la certezza che lo stesso messaggio che ricevete voi venga ricevuto da tutti? Non credo. Quindi c'è una differenza tra la comunicazione e la conoscenza condivisa in modo garantito. E lo stesso non possiamo pensare se io sento una cosa per radio oppure se sento una cosa per TV, perché dobbiamo sempre pensare a quel caso raro che però non vogliamo mettere il destino dell'umanità. Supponiamo che il nemico abbia espugnato via Teulada. Apro la televisione e sento qualcosa. Allora può benissimo essere che il nemico cosa farà? Che la stazione di Cammarata, in cui io e mia sorella sentivamo la televisione quando eravamo bambini, dice una cosa, quella di un Trentino d'Alto Adige dice un'altra cosa, e ci vengono detto: andate al mare, andate alle montagne, andate in pianura, andate in campagna, e sarebbe una disfatta totale, perché tutti non sappiamo esattamente, non abbiamo questa conoscenza comune. Perché quando, in presenza di avversari soprattutto, il broadcast ideale non esiste. Allora, qual è il nostro obiettivo? È realizzare questo broadcast ideale. E come? Con una comunicazione uno ad uno. Perché l'unica cosa certa è che se Giovanni mi manda un messaggio firmato digitalmente da lui, io so che viene da Giovanni. E questa è l'unica certezza. E con questa unica certezza noi vogliamo costruire un sistema di broadcast ideale in cui tutti sanno tutto e sanno che tutti hanno saputo, esattamente come dichiaro lì, in presenza di avversari per di più. Questo obiettivo è l'obiettivo dell'accordo bizantino, definito 40 anni fa da Pease, Shostak e Lamport, è stato un vero furore teorico. Lynch, Patterson, Fish, Dwork, Dolev, Benor, Rabin, questi sono il fior fiore della computazione distribuita, cominciano a lavorare furiosamente e soprattutto dicono a tutti: questo è importante. Sì, vabbè, ma che cos'è? Allora, l'accordo bizantino è un protocollo di comunicazione uno a uno che, quando due terzi dei partecipanti sono onesti, garantisce due proprietà fondamentali: la significatività e la consistenza. Allora, cosa vuol dire significatività? Innanzitutto, come vedete dalla figura, ci sono persone oneste e c'è qualche avversario.
La significare vuol dire che se tutte le persone oneste hanno un valore nella loro mente, chiamiamolo V, e tutti gli onesti inizialmente parlano con questo valore, sarebbe un peccato, un assurdo, che alla fine della conversazione cambiano idea, perché questo, no? Perché questo valore probabilmente corrisponde alla cosa migliore, per questo è lo stesso, o alla verità, per questo è lo stesso, o anche se fosse per caso, se tutti partissimo con lo stesso valore, alla fine della conversazione dobbiamo rimanere con questo valore. E cos'è vuol dire la consistenza? Che se invece partiamo con idee diverse, l'uno dall'altro completamente, alla fine della discussione ci accordiamo su una stessa idea. Quale? Non importa, qualunque essa sia. Cioè, ma insomma, questa consistenza, qualunque essa sia. Beh, però pensiamoci. Pensiamo ai pesi e misure. Se alla fine è necessario che il metro sia quello di Parigi oppure il piede anglosassone o l'incio, la spanna, non importa. Una comunità, purché abbia una visione di consistenza di qual è l'unità di lunghezza, funziona bene. Ma senza di quella saremmo problemi. Andiamo su Amazon, ordiniamo un comò e ci arriva un comodino. Cioè, bene sapere, qualunque unità di misura vogliamo avere in mente, la consistenza è davvero necessaria. Allora, cioè benissimo, abbiamo queste due proprietà, questa consistenza. Cioè, mi è venuta un'idea, è questo un accordo bizantino? Qualunque sia il valore iniziale, io decido nella mia mente 27. Direi che non funziona questa idea. Perché? Perché ha zero round di comunicazione, quindi è velocissimo, ma non garantisce la significatività. Perché? Perché se tutti partissimo, per esempio in quest'aula, con il numero 32, cominciassimo a parlarci con l'algoritmo bizantino, dovremmo finire tutti decidendo 32, non 27. Va bene, faccio subito una piccola diversione. Facciamo una cosa, cambiamo le cose. Prima di tutto comunichiamo agli altri qual è il nostro valore, un round di communication, e poi, quando mi arrivano quello che avete pensato voi, se io vedo che un valore V ha una maggioranza, decido su quello. Se non vedo una maggioranza, decido su 27 o con qualunque valore arbitrario. Questo sistema non funziona nemmeno. È vero che ha un round di comunicazione, quindi è molto veloce, ma non garantisce la consistenza. Perché? Supponiamo che ci sono tre gruppi di partecipanti, ognuno comprendente, diciamo, 100 persone. A, composta di 100 persone oneste. B, composta di 100 persone oneste. E C, composta da 100 persone disoneste. E supponiamo che il valore iniziale di A, dei membri di A, sia 0, e il valore iniziale dei membri di B sia 1. Quindi in questo momento la significatività non è necessaria, perché non partiamo tutti con lo stesso valore. Benissimo, eseguiamo questa ricetta semplice. Cosa fanno i cattivi? I cattivi non hanno valore, se ne infischiano del valore. Loro dicono: facciamo una cosa, a quelli di A diciamo 0. E a quelli di B diciamo 1. Quindi quando tutti fanno partire e dichiarano qual è il loro valore iniziale, un membro di A vede 200 voti per 0, perché vede quelli suoi di A più quelli dei cattivi, che sono pure loro 100, e dicono A a quelli di A. E quindi cosa decidono? Decidono 0. I membri di B, anche loro vedono 200 valori, ma per 1, perché se lo dicono l'uno con l'altro, che il valore è 1, e i cattivi dicono loro che il valore è l'1. Quindi alla fine di questa discussione metà dei buoni decide 0 e metà dei cattivi decide 1. La consistenza non esiste, cioè no, viene violata. Cioè va bene, mi è venuta un'altra idea. Un momento, prima che vi venga un'altra idea, fatevi dire un teorema. È necessario in ogni algoritmo bizantino che se il numero dei traditori è T, per poter funzionare ci vogliono almeno T più 1 rounds di comunicazione. Quindi diciamo, poi ridiciamo T più 1 volte. Se ne avete pensato uno, sono quasi sicuro che
il nostro meccanismo non dipende dal numero dei partecipanti. Quindi supponete che al meccanismo che avete pensato ci siano 1000 partecipanti e supponiamo che i traditori siano 100, che è meno di un terzo senz'altro, è il 10% anzi. Quindi il nostro meccanismo a cui avete pensato ha 101 rounds di comunicazione, dice no, veramente il mio ce n'aveva 7, e allora è sbagliato. Perché? Perché c'è il teorema. Va bene, quindi quantomeno abbiamo capito che non è banale questo algoritmo. Le prime cose che ci vengono in mente, anche alcune molto più sofisticate, sono difficili perché non garantiscono insieme la significatività e la consistenza. E allora, questa è una grande notizia, perché ragazzi, questo è il paradiso terrestre, perché abbiamo finalmente un obiettivo veramente attraente, l'accordo bizantino, ed è pure veramente difficile. Quindi, che fare? E che c'è da scherzare? Ci rimbocchiamo le maniche, anzi io le ho già rimboccate, carica! Momento, calma, per favore, uno alla volta, senza troppo entusiasmo. Cerchiamo di frenare temporaneamente gli entusiasmi e cerchiamo, prima di trovare soluzioni, di capire meglio un poco il nostro obiettivo. Dunque, l'obiettivo è mantenere una visione significativa e consistente del mondo in presenza di avversari. E allora, facciamo un esempio. Vogliamo scegliere un leader. Basta questa cosa distribuita, voglio un capo. Sì, anch'io. Cioè, benissimo, come facciamo ad avere il capo? Dice, facciamo, io voto per X, io voto per Y, e poi vediamo chi ha la maggioranza. Ma non c'è il broadcast ideale, vi ricordate? Siamo comunicazione a uno a uno. E allora l'accordo bizantino per questo ci serve. Ed è importante la significatività, perché se tutti pensiamo che il candidato ideale a diventare il capo sia X, e allora è bene che dopo questa discussione ci accordiamo su X e non ci accordiamo su qualcun altro. Però è vero anche che se non siamo d'accordo in partenza su chi deve essere il capo, allora è talmente importante che almeno decidiamo lo stesso capo, perché la cosa peggiore sarebbe magari anche quello alfabeticamente che viene per primo. Ma come alfabeticamente viene per primo? Sempre meglio che una parte dei buoni pensa che gli ordini vengono da X e una parte dei buoni pensa che gli ordini vengano da Y. Quello sappiamo e non ho. Qual è un altro esempio? Questo è l'esempio che dà il nome all'accordo bizantino. Siamo a Bisanzio, ci sono alla vigilia di una battaglia, abbiamo N legioni, ognuno con il proprio generale, quindi N generali. Ognuno dei generali ha un problema, dobbiamo attaccare o dobbiamo retrocedere? Ricordiamoci, siamo in un sistema distribuito, quindi non è che c'è il generale capo. Ognuno dei generali pensa, vista la posizione del nemico, la consistenza numerica del nemico, la configurazione del terreno, ognuno di noi può dire, guarda, questo è il momento da attaccare, oppure questo è meglio che retrocediamo. Ma qualunque idea abbia io in mente, so che non posso attaccare o retrocedere da solo, perché se attacchiamo tutti siamo vittoriosi, se retrocediamo tutti siamo salvi, ma io da solo che c'entro? Allora mi vado a informare, con il solito buon espressi, agli altri, chiedo la loro opinione. Quindi alla fine parliamo, ed è importante che avere il raccordo bizantino, perché se tutti pensiamo di attaccare, attaccheremo. Se tutti pensavamo gli onesti di ritirare, ci ritireremo. E altrimenti facciamo la stessa cosa, quindi o tutti attacchiamo o tutti ci ritiriamo, mentre se ci spezziamo è sicuramente disfatta garantita. E già in questo caso di 0 e 1 è un problema difficile da ottenere. E do un ultimo esempio, più moderno. Passiamo da Bisanzio ad oggi, ed è il problema su decisioni dei blocchi in una blockchain. Perché la blockchain funziona se tutti siamo d'accordo qual è il blocco di transazioni numero 10, il blocco di transazioni numeri 100 milioni, eccetera, eccetera. Non vogliamo discordia su quello che siano le transazioni che fanno parte della blockchain. Quindi, in realtà, come vediamo, l'accordo bizantino è la realizzazione robustissima del broadcast ideale. C'è benissimo, ma allora, visto che magari non ci sono state solo definizioni, ma anche suggerimenti su come raggiungerlo, le pigliamo
e li utilizziamo subito. Non così in fretta, ci sono dei problemi. L'accordo bizantino classico era difficilissimo da raggiungere perché è lentissimo. E poi i partecipanti erano noti in anticipo, era un set che era noto in anticipo. Allora supponiamo, pensiamo invece alla blockchain, dove ci sono utenti che vanno e vengono e poi magari sono milioni, quindi non è l'accordo bizantino si riusciva a ottenere, pensate, al massimo in ogni applicazione pratica con 10 partecipanti. Se sono un milione non se ne parla proprio. E soprattutto devono essere sempre gli stessi e noti in anticipo. Sulla blockchain non c'è niente di tutto questo. Ma allora ricordiamoci che cos'è la blockchain. La blockchain è una banca dati in cui tutto possono leggere quello che c'è scritto, tutti se ne hanno il diritto possono scrivere quello a cui hanno diritto e nessuno può alterare né quello che è stato scritto nei blocchi né l'ordine dei blocchi. In realtà questa condivisione è proprio quella che è veramente un caso unico nella storia dell'umanità. Prima questo strumento non ce l'avevamo, avevamo Facebook, potevamo informare alcuni, ma non avere questa conoscenza comune garantita. Cioè benissimo, allora ci abbiamo una blockchain fatto. Attenzione, la blockchain, come in tanti campi, ha una fondamentale tensione tra l'aspirazione e la tecnologia. Allora, come umani è bene che la nostra aspiriamo sempre ad alzare l'asticella, questo è il nostro destino purtroppo, o anzi, bene, meglio così. Però se alla fine questa asticella nessuno poi la sorregge tecnologicamente, non va da nessuno. Ma allora, il problema, la sfida della blockchain, qual è? Vi ricordate che nessuno può alterare i blocchi nel luogo? Quelle sono bazzecole. Queste sono risolvibili, la sicurezza della catena, nel senso delle inalterabilità, e viene risolta con crittografia preistorica, cioè crittografia nota quando io ero un graduate student. La usano tutti, tutta la stessa, non c'è problema. Invece il problema qual è? È scegliere, aggiungere un nuovo blocco ad aggiungere la catena. E questo è il problema che tecnicamente viene chiamato consenso. Scusate, perché non abbiamo accordo? Perché non è un accordo. Per cui, retoricamente, lo chiamiamo consenso, che bene o male, se uno proprio non è proprio addentrato nelle segrete cose, consenso sembra cosa giusto. Ma perché cambiano nome mantenendo la retorica? Perché farebbero di tutto per non usare l'algoritmo bizantino. Allora, vediamo come funziona questo consenso tradizionale. Forse io mi scuso qua innanzitutto con gli addetti ai lavori, con gli esperti, perché cerco di raggiungere un poco tutti, anche quelli di altre discipline, quindi mi perdonerete se vado un po' più lento del solito. Allora, ecco qui una catena, ed ecco qui quelli che sono i delegati, i minatori, quelli che hanno il potere di allungare la catena aggiungendo blocchi. Sono le regole del gioco? Se è il mio turno di aggiungere un blocco, per quale motivo sia il mio turno, magari cambia la blockchain o blockchain, ma se fosse il mio turno io dovrei, e se sono onesto dovrei allungare, aggiungere il mio blocco al ramo valido, contenente tutti i blocchi validi, più lungo che vedo. E se ce ne fossero due? Beh, se ce ne fossero due, scegli uno a caso e vai avanti. Benissimo, allora, il partecipante blu aggiunge il suo blocco, il partecipante rosso aggiunge il suo blocco. Dico, un momento, ma le regole queste hanno visti? Dice, perché l'ha allungata di là che dovete aggiungerlo da sopra? Perché? Ma per esempio perché il giocatore blu può pensare che il blocco K più 1 non era valido. Oppure dice, ma io non l'ho visto. Dice, scusi, io ho visto 1, 2, 3, K, dice K più 1... che volete da me, io non l'ho visto, io ho allungato quello che era meglio. Oppure, io sono cattivo, ma cameo, faccio quello che mi pare. Cioè, e voi? Peggio per voi. E allora, va bene, questo è quello che si chiama tecnicamente in blockchain una fork. Una fork, anche se temporanea, è una cosa terribile, perché quando c'è una fork, lo stesso bene digitale, lo stesso asset, può appartenere a me,
in un ramo e alla rettrice in un altro ramo. Quindi se voi lo dovete acquistare, l'ho acquistata da me o dalla rettrice? Perché dovete sapere che il ramo più corto muore. Allora, a questo punto però noi vediamo due rami di lunghezza uguale, vediamo le istruzioni, finalmente il prossimo partecipante è onesto e vede due catene di lunghezza uguale, tutte e due valide, che fa? Sceglie uno. E l'altro ramo più corto? Beh, il ramo più corto muore. E quindi, eccolo qua, se n'è andato, sparito. Ma dice, ma io ero stato pagato in quel ramo. E le regole della blockchain, che vuole da me, quello sparisce, arrivederci e grazie. Allora, dico, ma scusate, ma che robaccia è mai questa? Questa, signore e signori, è il consenso. Capito? Perché magari non ve lo dicono così, però così funzionano le cose. Sta blockchain, alla 99,99% funziona in questa maniera. Ma idealmente, che cosa vorremmo fare? Idealmente vorremmo raggiungere un accordo bizantino su ogni blocco, in modo tale che qualunque sia l'avversario, tutti gli onesti hanno la visione di quella che è la catena nella sua, senza forks, senza deviazioni, senza bivi. Ecco il blocco B più 1, proposto ed accordato, accordo bizantino raggiunto. Prossimo blocco, con l'accordo bizantino. Terzo blocco, voglio bizantino. Allora sapete che vi dico? E questo era un poco il modo quando sono entrato in questa partita, ho detto, sapete che voglio? Vogliamo l'accordo bizantino. Perché la blockchain non deve avere un accordo bizantino? C'è una definizione meravigliosa, eccetera, eccetera, usiamola. Anzi, voglio un accordo bizantino che funzioni velocemente anche con 1 miliardo di partecipanti. Super giù, diciamo, 1 su 5, diciamo, una bella consistenza, una bella fetta. Benissimo. Va bene, tu vuoi, diciamo, ma è l'impossibilità, il teorema di impossibilità, quelle che ci vogliono T più 1 round, che facciamo? Se ci sono 100 milioni, diciamo, di questo miliardo di partecipanti, un Porolo che parla su e giù, 100 milioni più 1 volte, non se ne parlerebbe nemmeno. Insomma, che ce ne facciamo di questa impossibilità? E che ce ne dobbiamo fare? Ce ne infischiamo. Dice, ma come, quello era un teorema? Sì, però i teoremi di impossibilità valgono in un modello che stranamente il modello, la gente pensa che sia quello a cui siamo già abituati, che sembra quello talmente ovvio che non c'è manco bisogno di pensarlo. E infatti questo modello, quando uno si va a vedere la dimostrazione del teorema di impossibilità, aveva un'assunzione a monte, che il protocollo di comunicazione era deterministico. Cioè, che vuol dire? Come funziona un protocollo di comunicazione? Io sono in uno stato computazionale attuale, OCS. Voi, ognuno di voi mette il suo messaggio, questi sono i miei input, cosa faccio io? In risposta, visto lo stato mentale in cui sono, ricevo queste informazioni da voi, sputo fuori il mio messaggio del prossimo round e cambio stato mentale. E dopo ricevo, elaboro, messaggio, nuovo stato mentale. Ricevo, elaboro, nuovo. Così funziona un protocollo. E beh, però non possiamo farlo funzionare in maniera diversa. E che vuol dire? Possiamo farlo funzionare lanciando una moneta. Una moneta che ha due, invece di testa e croce, c'ha 0 e 1. Io lancio la moneta, 0. Se viene 0 dico una cosa, se viene 1 dico un'altra cosa. Cioè, ma che razza? Cioè, se tu cominci a parlare lanciando monete, che cosa caspita di utile può venire fuori? Un momento. Però abbiamo un'arma in più che il teorema dell'impossibilità non prevedeva. Forse, e in realtà è così, quest'arma in più funziona. E allora volevo brevemente illustrarvi come questa arma può venire fuori per garantirci un algoritmo bizantino più veloce ed efficiente. Però siamo noi stessi ad un bivio. Dobbiamo scegliere come continuare questa lezione. O presentiamo delle idee rilassanti, oppure dei dettagli raccapriccianti. Voi cosa volete? Mi pare che avete fatto la scelta giusta. Allora, fondiamoci, le idee rilassanti. Allora, le idee rilassanti, ci sono due idee basilari. Ricordatevi
ecco qui, che abbiamo 1 miliardo di partecipanti. 1 miliardo, in termini matematici, è 10 alla 9. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo filtrare i partecipanti portandoli da 10 alla 9 a 10 alla 3. Questo qui praticamente sono 6 ordini di grandezza, riduciamo il problema di 6 ordini di grandezza, non male. Vabbè, poi abbiamo adesso 1000 persone, però il massimo che ne potevamo fare efficientemente era 10, quindi questo algoritmo deve essere molto più veloce, infatti deve essere tanto veloce da gestire 1000 partecipanti e quindi dobbiamo avere un algoritmo che sia 2 ordini di grandezza più veloce di quello a cui eravamo abituati. E allora concentriamoci sulla prima idea, e non credo che avremo tempo per la seconda, ma almeno ci diamo qualche idea su come procedere, ce l'abbiamo. Come si fa a filtrare i partecipanti da 10 alla 9 a 10 alla 3? Benissimo, con un po' di magia. Supponiamo di avere 3 fasi magiche. Tra parentesi, dico fin adesso che la magia verrà rimpiazzata da qualcosa ancora più magico della magia, e cioè la matematica. Però per adesso è più facile parlare di magia che di matematica, quindi fatemi parlare in termini magici. Allora, la prima fase magica funziona così. Vengono scelti 1000 partecipanti tra 1 miliardo a caso, e in modo pubblico e veramente casuale. E come? È per magia, che abbiamo detto. Secondo passo, per magia i 2/3 di quelli scelti da questi 1000 sono onesti, magicamente vero. Terzo passo, i membri di questo comitato dei 1000, chiamiamolo così come vogliamo, raggiungono l'accordo bizantino, tra 1000 è difficile ma per magia è facile, e cosa fanno dopo averlo raggiunto? Supponi che io faccio parte di questo comitato, vedo che il risultato è 27, allora io firmo digitalmente 27 e propago questa cosa. Va bene? Queste sono le 3 fasi magiche. Cioè, va bene, abbiamo 3 fasi magiche, ma io cosa devo garantire? Devo garantire la significatività, devo garantire la consistenza. Anche con queste 3 fasi magiche, poi mi devi spiegare la magia come viene rimpiazzata, ma le garantisco queste 2 proprietà. Facciamo una verifica veloce, partendo dalla significatività. Allora, abbiamo qui il nostro 1 miliardo di partecipanti e voi vedete che in realtà tutti gli onesti partono col valore V. E allora che succede? Che quando noi eseguiamo il passo 1, quindi filtriamo, prendiamo 1000 partecipanti a caso, che succede? Che tutti gli onesti qui hanno lo stesso valore. Certo, perché se tutti gli onesti avevano lo stesso valore, ne prendo su 1000, tutti gli onesti tra questi 1000 hanno lo stesso valore. Ma allora, quando questi onesti, partendo con lo stesso valore, fanno l'algoritmo bizantino fra di loro, che cosa ne occorre? Che tutti gli onesti si accordano su quel valore iniziale. Perché? Per la proprietà 3. Perché dico, questo qui, questi 1000 onesti, fanno l'algoritmo bizantino, raggiungono quindi l'accordo su V e poi questi 1000 firmano e propagano. Allora, se voi vedete per esempio un valore V firmato digitalmente da i 1000 onesti che voi state prescelti, che hanno la firma digitale di almeno 700 di queste persone, allora voi vi dite, ragazzi, sapete che vi dico che questo è il valore, perché quando anche ci sono più o meno 100, 200 cattivi, ma se c'è una firma compatta di 700 persone, no? Che su 1000 vi dicono questo è il valore, tutti quanti sappiamo che il valore è V. Quindi, scegliendo 1000 partecipanti, se c'è significatività, questi si accorderanno sul loro valore, lo firmano e ci accordiamo tutti su questo stesso valore. Quindi la significatività è valida. Bingo. Verifica veloce 2, consistenza. Ecco i 1000 partecipanti e i valori iniziali sono a chirichicò. Ognuno la pensa a modo suo. Se ne scegliamo 1000, i valori iniziali di questi 1000, di quelli onesti da questi 1000, sono pure loro a chirichicò. Però una volta che raccolgono l'alfiozzo bizantino,
anche se partissero a Kirigigo, si devono per forza, per la proprietà, per l'algoritmo bizantino garantisce consistenza tra questi 1000 partecipanti e quindi si accordano tutti sullo stesso valore, sempre per lo stesso motivo, e quindi quando poi propagano, vedete, 700 voti su questo valore, indipendentemente da quello iniziale potevano essere tutti diversi, adesso siamo tutti d'accordo sullo stesso valore. Benissimo, grande progresso. E un momento, vi ricordate questa maggioranza onesta? E dove è finita? Come facciamo già a garantircela? Allora lì facciamo un poco di tricky reasoning. Quindi noi ipotizziamo che tra gli onesti non sono esattamente un terzo i cattivi, ma al massimo sono un quarto, tanto voglio dire un quarto di cattivi sono pure troppi. Cioè, in una società quanti sono i criminali? L'1%? Ma nemmeno. 2%? Voglio essere proprio pessimista. 10%? Ma non saranno mai, capito, in maggioranza, altrimenti è bene che emigriamo da qualche parte, in qualche altra galassia, insomma, abbiamo paura di uscire di casa diventa un po' più difficile. Quindi matematicamente diventa un giochetto da ragazzi che ha preso, appunto, non occorre neanche dei finetti qui, se qualcuno sa un po' di probabilità, se tu parti con tre quarti onesti e hai un campione di lunghezza sufficiente, allora sei praticamente garantito che c'è una maggioranza di 2/3 onesti sul campione. E una volta che c'è sul campione, questo è quello che abbiamo bisogno, perché siamo nell'ipotesi dell'accordo bizantino e quindi lo raggiungiamo. Benissimo, con la magia è tutto facile. Allora, voglio passare dalla magia alle matematiche. Vedete questi 1000 partecipanti che sono stati pubblicamente e casualmente eletti? Chi li sceglie a caso? Certo non io. Certo non tu. E allora chi? Nessuno. I membri del comitato si scelgono da soli. Micali, questa è una scemenza, anzi forse è una delle più grandi assurdità che io abbia mai sentito, perché se tu chiedi, ci sono persone disoneste da noi, dice chi si sceglie per il comitato? Io, tutti i disonesti vanno avanti e si autoscelgono. Però non è così facile, perché cosa intendiamo per dire questo? Intendiamo che l'algoritmo di scelta, ricordate di questa pseudocausalità che è diventata proprio un ambito poi della crittografia? Usiamo una versione molto sofisticata di questo. Quindi noi, che partecipiamo al protocollo, abbiamo anche un software che consiste di una slot machine crittografica, in cui la probabilità di vincere è 1 su 1 milione. Quindi 1 su 1 milione è 10 alla 6. Abbiamo 10 alla 9 partecipanti. Se si vince con probabilità 1 su 1 milione, super giù, quelli che escono fuori vincenti sono 1000. Bellissimo. Però, siccome è crittografica, io voglio aumentare la mia probabilità di vincere, ma anche se avessi tutti i computer del mondo non ci riesco, perché è veramente una slot machine crittografica vera. Naturalmente questa leva la posso abbassare una sola volta, perché se continuo ad abbassare prima o poi vinco, no? Okay. Allora, che succede? Se vinco, ottengo una prova della mia vittoria, ottengo un biglietto vincente. Okay, così, che tutti potete ispezionare sapendo che Silvio, presentando il biglietto vincente, è un membro di questo comitato dei 1000 e questo è il suo voto a proposito del blocco. No? E io propago il mio biglietto vincente ed il mio blocco. Allora, perché questo funziona? Questo funziona, diciamo, ma per abbassare sta leva crittografica, quanto tempo ci vuole? Risposta, un microsecondo. Per chi non ha dimestichezza con le unità di misura, un micro è un milionesimo di secondo. Ah, un milionesimo di secondo anche gli impazienti gli va bene, quindi c'è problema. Quindi poi nel mio milionesimo di secondo, voi ognuno abbassa la leva su per giù, anche se ci abbiamo un po' sfasati l'uno all'altro, in mezzo secondo tutti quanti l'hanno abbassata e quindi ci sono 1000 messaggi che partono. Giustamente, chi non c'è il biglietto vincente, qualunque cosa dice, viene ignorato. No? E quindi abbiamo l'opinione immediata di questi 1000 vincitori. Ma voglio dire che questo è super veloce, non tanto perché ci si impiega un minuto di secondo,
ma perché non c'è discussione. Perché diciamoci la verità, per garantirci che noi scegliamo a caso 1000 persone tra un miliardo di partecipanti, dobbiamo fare un protocollo crittografico, dobbiamo parlare su e giù, botta e risposta, botta e risposta, e come vengono fatti in una democrazia si chiamano le elezioni. Queste durano un poco più di un microsecondo. No? Invece, in questo modo, se vedete la parte gialla, io lavoro da solo col mio computer abbassando sta leva e vedo se ha vinto la lotteria o no. Non devo parlare con nessuno, soltanto i vincitori, portando la prova che hanno vinto e la loro opinione sul blocco, vanno avanti da soli. Nessuna discussione. È per questo che questo modo di filtrare i partecipanti funziona ed è super veloce. Benissimo. Allora, un'idea su come si fa a fare il filtro dei partecipanti, ve l'ho detto. L'altra idea basilare è dire, vabbè, adesso ci abbiamo 1000 partecipanti, ci avevi detto che al massimo 10 potevamo fare, come fanno ad accordarsi 1000 persone? Diciamo la verità, che se proprio volete sarò disponibile successivamente, un'altra volta, per parlare di questi dettagli. Ma adesso, se mi permettete, prendo una scorciatoia e supponiamo di averlo già spiegato. E voglio concludere. E voglio concludere dicendo quella che la magnifica rettrice ci aveva detto all'inizio, che secondo me una cosa più potente al mondo è l'intuizione. E con l'intuizione il senso estetico. Perché sono l'intuizione e il senso estetico che ci permettono di trovare l'ago nel pagliaio. Ed è l'intuizione che ci permette di fare progresso. Ma c'è una sola cosa che è più potente dell'intuizione. È la controintuizione, che è più rara, perché con l'intuizione facciamo il progresso, miglioriamo le cose. Con la controintuizione facciamo un salto quantico, facciamo una rivoluzione copernicana, perché dice, perché dobbiamo spiegarci le orbite di questi pianeti che sembrano così strane, che passano tutti quanti, tavole di calcolo infinite. Dice, mettiamo il punto d'osservazione sul Sole invece che sulla Terra. E allora tutti quanti diventano le ellissi, belle, tranquille, tutto è spiegabile, eccetera, eccetera. Quello era un passo che ci abbiamo messo tanto tempo, era un passo controintuitivo. La controintuizione è talmente potente che quando è sbagliata funziona pure. Un esempio forse migliore è quello del nostro conterraneo Colombo, il quale famosamente dice buscare, andate a Levante da Ponente. Era sbagliato, però ci ha scoperto un continente. Per cui questa controintuizione, i vantaggi ci sono. Cioè, scusi, è questa la via di Pechino? Sì, ma da questa parte è più breve, si era sbagliato, calcoli sbagliati, ma comunque ha scoperto un continente. Ma la controintuizione, per esempio, qual è? È la correttezza che viene dalla riservatezza, che è quella che abbiamo usato un po' dietro le quinte per orchestrare questo algoritmo d'accordo bizantino super veloce. Cos'è la riservatezza? La sappiamo tutti, è la privacy. La privacy serve. Ma nell'algoritmo bizantino non c'è un problema di privacy, perché vogliamo metterci d'accordo tutti quanti sullo stesso valore, quindi alla fine questo valore è pubblico. Quindi non abbiamo un vincolo di privacy, abbiamo invece un vincolo di correttezza, significatività e consistenza. E quindi se tu mettiamo la privacy a fare tutta una computazione, tutta crittografata in cui nessuno viene niente, viene molto più difficile argomentare la correttezza. È vero, cioè, ma allora perché la usi? Perché ricordatevi che noi vogliamo raggiungere queste proprietà in presenza di un nemico. E allora il nemico meno sa, perché è tutto offuscato dalla crittografia, meno influente può essere. Perché uno può fare a caso, uno può dire, non so bene chi devo corrompere, corrompo la signora. E fa parte del comitato, e chi se lo sa, chissà chi lo sa, forse sì, forse no. Il danno che può fare uno che non sa, che non vede le cose, è molto più limitato. Quindi quando uno fa il bilancio di quello che serve, la riservatezza ci garantisce molto di più. Quindi se qualcosa volete prendere da queste mie poche parole di oggi, ricordatevi che la riservatezza può essere la via prediletta per raggiungere la correttezza, anzi se poi alla fine la buttate a mare, perché tanto il risultato finale deve essere pubblico. E se volete ricavare un'altra cosa, ricordatevi del lancio della moneta. Perché ha senso lanciare una moneta? Io di solito lancio la moneta perché al ristorante dice, viene finalmente, dice, l'ordine qual è?
volete i maccheroni con la salsa di granchio o gli spaghetti alle vongole? Alla fine io non so più lanciare una moneta. Ma c'è un motivo diverso per lanciare una moneta. E da sempre la moneta è l'arma migliore contro l'avversario. Perché? L'avversario in ogni gioco strategico cerca di capire quello che fate voi per mettervi i bastoni tra le ruote. Ma se quello che io devo fare non lo so manco io, ma perché non lo so manco io? Perché dipende dal lancio di una moneta. Allora ecco magicamente che questa moneta ha un senso. Allora, la riservatezza è un'arma micidiale contro gli avversari e il lancio della moneta, la randomizzazione, è un'arma micidiale contro gli avversari. E questo è da cui la crittografia deriva il suo potere. E da questo potere della crittografia, se vi ricordate che in tutto questo progresso alla fine è diventata la scienza dell'interazione sicura in presenza di avversari, diciamoci, gli avversari sono diventati molto più pericolosi, purtroppo, i tempi si sono accorciati e quindi bisogna reagire molto più velocemente e sarà la crittografia, con questo potere incredibile che ha, di permetterci di interagire di più invece che di meno e anche in presenza di avversari e riuscire a ottenere i nostri obiettivi. E quindi, viva la crittografia e grazie davvero mille. Quindi con viva soddisfazione conferiamo a Silvio Micali la laurea ad onore in Cyber Security in linea con la tradizione di eccellenza che caratterizza la nostra università. Evviva!